Salve ragazzi, io sono Zero e oggi siamo su Destiny. Allora, siamo arrivati alla missione 3, 4, 3. Non mi ricordo. Insomma, siamo arrivati a una missione abbastanza lontanuccia dentro il gioco perché mancheranno 4-5 missioni e credo finisca di già la demo, purtroppo. E mi dispiace, non posso comprare il gioco, cioè Destiny, completo perché devo giocare anche Far Cry fra poco, dovrò fare molte serie che già vi ho annunciato. Alla fine del capitolo di Assassin's Creed, quindi don't worry, don't worry. E non ho neanche una webcam, dannazione, dovrei prendere una webcam. Comunque, siamo arrivati qui con Cetriolo e Geppetto pronti allo sbaraglio. Dov'è Cetriolo? Sei tu Cetriolo? Cetriolo, fatti vedere la tua magnificenza. Senza maschera sei più magnifico, Cetriolo. Andiamo, Cetriolo. Avrò detto Cetriolo 6 volte, ma va bene lo stesso. Subito, pronti a cetriolare tutti insieme. Allora, impostiamo la destinazione, ovvero. Dove dobbiamo andare? Sulla terra. Ah sì, c'è una missione sulla terra. Allora andiamo prima sulla terra. Lanciamoci. 3, 2, 1. Lancio effettuato. Se aspettavi anche il sole che ti bruciasse le chiappe, dimmelo. Eccoci qui, pronti ad andare sulla terra e a sfondare un po' di culi. Cioè, in realtà. Ah, oh, che cosa orribile che ho detto. Cetriolo, no! Lasciamo perdere questi dettagli macabri. Allora, dicevo, siamo pronti ad andare sulla terra e a badare accanto a qualcuno. O dentro qualcuno, perché in Destiny si può badare dentro qualcuno, guardate, lo rifaccio. Il robot si può. Oh yeah! Balliamo dentro il robot, ragazzi! Perché dovrei visualizzare la mappa? Ah! E c'era quindi anche una mappa e io non lo sapevo. Arrivederci, guardiani. Ok. Allora. Oh mio Dio. Grande Cetriola! Ogni volta che lo guardo ricordo sempre di più. La Terra. La galassia. Non lo so, ricordo qualcosa. Comunque, allora la missione è lì. È lì o lì? La nuova monarchia vuole scegliere per prima. Grazie. È da tutte e due le parti, quindi andiamo prima di qua, visto che siamo tecnicamente più vicini. Serve aiuto? No, Non no, posso avvalermi. faccio da solo, grazie, grazie. Così. Per le tue battaglie. Sì, così insistenti questa gente. Allora, cosa prendiamo? Io prenderei una bella corazza. Indossai quest'armatura alla breccia. Sii forte. Non mi interessa di quello che facesti tu, tizio. Io sono pronto a saltare, a non fare il doppio salto, perché qui dentro non fa il doppio salto, e a correre. A correre come non mai, sugli scalini della morte. Perché, sapete, se si inciampa sugli scalini, poi si fa una brutta fine a faccia per Qualcosa di terra e. interessante? Maestro Rahul Kriptarka. Abbiamo dei nuovi engrammi che potrebbero piacerti. Soldi, in poche Prendi. parole, dai. Ah, pure questo. Decifra. Come si decifra? Non so che cosa ho fatto, ma Torna va presto bene. Allora, sì, so e cosa ho fatto, accettami carico. sfide. Ok, basta. Mi pare di sapere cosa è successo. In poche parole abbiamo preso dei soldi, Lumen, per sbloccare quegli stivali che non si sapeva che cos'erano. Ecco, su questi però sono livello 4, perciò non si possono mettere, quindi. Che fregatura. Ah, questa sì che è molto più forte. Prendi. Ok, anche la bellezza non è male, quindi smontiamo questa di 23 e nada. Non c'è più niente? Quanto pare no. Possiamo andarci in orbita adesso. Allora, vai alla torre. No, vai in orbita. Che cazzo te. Piazza della torre. Ok, basta. Mi sto confondendo sulle mie stesse parole. Questa si chiama sindrome di. Della batteria aliena. La sindrome della batteria aliena. Quando voi comprate delle. Comprate, sì. Combago, sì, badro. No, no. Quando voi comprate delle batterie e dite. Questa batteria è aliena. La toccate e avete la sindrome aliena che non riuscite più a parlare. Quindi. Ok. Allora, che missione avevamo fatto? Questa mi pare l'avessimo fatta. Storia livello 2. Storia livello 3 anche. Poi questa qui è una missione, diciamo, secondaria. Come d'altronde anche questa è livello 8, arduo, se l'ho già fatta questa ci ho messo la Madonna, quindi farla anche qui non è cosa. E la mente prebellica andremo a fare questa.
Yes. Quindi a fra poco, amici miei. Lancio. L'avanguardia dice che i caduti stanno analizzando tutti i macchinari del cosmodromo. Comincio a pensare che non sia un semplice saccheggio. Quello che cercano, lo dobbiamo trovare prima noi. Certo, Geppetto. Contro su di me. C'è Cetriolo. Andiamo alla riscossa. Cioè, voi sapete già, no? Cetriolo e Geppetto, soppia... Rilevo intensa attività di caduti nei pressi della spiaggia dimenticata. Ma è a chilometri da qui. Ehi, i guardiani avevano stabilito una rete veicolare. Ci sincronizziamo ed evochiamo un mezzo di trasporto. Andiamo. Oh mio Dio, mi sto perdendo nel cielo! Dicevo, una coppia imbattibile. Io e Cetriolo e l'altro, Geppetto. Perché? Hai detto che mi serve un veicolo? Ah, sta là, perfetto. Allora, che cos'è uno stiletto? Non ho mai notato il suo nome, essere sincero. Mike Tyson! Olè! Lo cito tante volte perché Mike Tyson è troppo forte. Dannazione. E volo, perché io... No, attenzione! Oh, cazzo, ho sbattuto la testa contro un palo. La triste storia finita in tragedia. Chi avrà mai sbattuto la testa contro il palo? Geppetto o Cetriolo? Cazzo, mi scordo addirittura i nomi. Chi l'avrà mai fatto? Credo entrambi, perché se Geppetto è dentro il Cetriolo, Cetriolo è Geppetto. Ecco il collegamento alla storia. Oh mio Dio, che discorsi. Va bene, sono... La mia testa sta esplodendo, prendiamo un veicolo e andiamoci via di qui. Presto, Geppetto, non abbiamo tempo, cazzo! Vabbè, sì. E ci siamo collegati. Pronto? Grazie mille. Se usiamo il tuo astore, saremo alla spiaggia dimenticata in un lampo. Stai zitto, Johnny. Come si accelera? Ah, ecco. Si accelera con l'altro tasto. Neanche Star Trek. Oh, buongiorno. Non ho tempo, mi scusi. So che c'era il rosso, ma non posso aspettare. Ok. Divertente, ragazzi, divertente. Cazzo, stai calmo, astore, stai calmo. Di là, bravo. Continua così. Oh mio Dio. Ma è peggio della Formula 1, ragazzi, vi dico davvero. Ok, siamo arrivati. Non un albero, dannazione. Oh mio, ma che cacchio stai facendo? Aggeggio sei inutile. Che cavolo, devo prendere la storia per forza. Gira la storia. Non sono stato io. Cazzo, via, fuggi. Non sono stato io, per carità. È stata l'acqua. L'acqua desincronizza le persone. Manco fossimo in Assassin's Creed. Ok, dai, chiamiamo la storia. Piccolo errore di calcolo. Chiamiamo la storia. Come cazzo si chiamava? Chi chiamava se... Andiamo! Ci avviciniamo alla spiaggia. I caduti stanno usando degli amplificatori di segnale. Vediamo cosa trasmettono. Scansiona gli amplificatori dei caduti. Ma che? Scendi, come si scende? Ah, ecco. Ok, così si scende. C'è qualcuno qui? Sì, c'è qualcuno. C'è... Vandali di merda! Oh mio Dio! Vola! Ok, sono volato via e mi sono salvato un mazzo di culo, se devo essere sincero. Come si cambia? Uè, salve, Spider-Man! Ok, chi altro c'è? Oh, il capitano. Vandalo, muori Vandalo. Ha fatto anche lui. Oh, dove, quando, perché? Brutto figlio di Giovanna! Giovanna! Ti vendicherò! Perché un figlio del genere, Giovanna? Vabbè, lasciamo perdere Giovanna. Giovanna, vieni qui! Non so se tu sei effettivamente Giovanna, ma fa niente. Vai, evoca sto cacchio di spirito! Salve. Via. Non so se riusciremo mai a batterlo, sto tizio. Crepa, dannato Gigio. Ah no, lei era Giovanna, cioè lui, lei, mi scuso, era Giovanna, ho sbagliato.
Chi è che parla? Mi rotto il cavolo. Oh mio Dio, via, fuggi. Ok, stavo scherzando per la morte di Geppetto. Geppetto, aiutami, porco troia. No. Fai schifo, Geppetto. Controlliamo l'altro. Geppetto, mettersi dietro un fuoco. Vaffanculo, vaffanculo. Mettersi dietro ma non rompete il cazzo adesso. Vabbè, me ne vado io. Ciao. Ma manco sai volare, ciccio. Corre. Ok, dobbiamo arrivare lì. Sì, bravo, spreck bombe a cazzo. Nessuno ti fermerà su questo. Puoi starne certo, ciccio. Oh, salve. Buongiorno. Non puoi fermare i miei diretti. Mancato? Vabbè, sì, certo. Uè, buongiorno. Ha comprato il pane? È andato dal macellaio a comprare il pane? Sì, perché il pane si compra anche dal macellaio, sapete? Ma vieni qua! Non scappare come un citrullo. No, come un cetriolo, ecco, la parola giusta. Chi è? Salve. Oh, che cazzo! Fuga! Ma tu mi perseguiti! Dannata Giovanna, cosa vuoi da cetriolo? Bombe? No, ancora non carica. Entrambi sono collegati all'osservatorio celeste. Controlliamo. Cecchino Man. Sì, ho detto Cecchino Man. Bravo, Cecchino. Headshot, bitch. Mio Dio, un colpo. Va bene, allora andiamo al prossimo osservatorio. Dannato Daniele, perché fai queste cose? A testa in giù, esatto. Andiamo a store. Allora dice ciao stiletto, ciao. Ah, buongiorno anche lei, stiletto 2. Il rumore è davvero inquietante di questo aggeggio. Puoi saltare qui? Aspetta un attimo. Puoi farcela? No, No, sei impedito. No! Ci rivediamo fra poco, ragazzi. Ed eccoci qui di nuovo. Quel tizio sta crepando, ma che se ne fotte del tizio, andiamo avanti, fottendocene altamente della natura. Non è natura, però deve essere rientro limitato. Ci pareva. Ehi. Pugno in culo. Vai così. Assurdi. Ma salve. Non puoi far. Vai, schivo tutto io. No, non con i proiettili, però. Un proiettile nella gamba. Oh mio Dio! Santo Geppetto, corri! Sei con me! Non preoccuparti! Va benissimo! Ci rifugieremo un attimino qui. No, non è vero, andiamo a fargli il culo. Porca miseria! Li ho uccisi! Tutti! Peggio di. Sta Terminatore! Crepa anche te! Oh mio Dio, ma party hard lì dentro? Party hard è stato. Capitano dei miei stivali. Nessuno resiste a un pugno sul braccio. I pugni sul braccio sono dei catalizzatori. Potrebbero uccidere qualcuno all'istante. All'istante. Va bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, perché vabbè, ci interrompiamo qui. Ci vediamo al prossimo video gameplay. Come al solito commentate, scrivete, condividete, se vi piace. E bye.